Vibo Valentia, dove degrado, abbandono e incuria ormai spadroneggiano in più parti della città. Centro, cittadino, periferia non fa differenza. Ve l'abbiamo raccontato, l'abbiamo documentato a più riprese. Oggi siamo in contrada Silica, è la strada che portava all'ex ferrovia. Alle nostre spalle, come vedete, l'hotel 501. Beh, qui c'è una bomba ecologica pronta ad esplodere. Qui non è mai venuto nessuno a dare una controllatina, mai, non si è visto nessuno. Nessuno mai si è fatto vedere per raccogliere questa roba. L'altra volta ho chiamato io la ditta, mi hanno fatto il favore e sono venuti. Però non posso chiedere io Caforio alla ditta il favore, devono essere gli altri che devono obbligare alla ditta di fare il lavoro. Questa situazione veramente non la stanno risolvendo, nonostante i vari solleciti, i vari fotografie che sono state inviate per fargli vedere il problema che abbiamo qui sopra questa strada, e nessuno che intervenga. I secchi della spazzatura sono stati gettati per ben due volte sotto quella, diciamo, quel burrone, e nessuno ad oggi è venuto a provvedere a togliere quei secchi da là sotto. Anzi, le dirò di più, la prima volta che sono stati buttati i secchi e è stata fatta la segnalazione, hanno portato i secchi nuovi della spazzatura, e quelli che erano stati buttati lì sotto sono rimasti perché nessuno è venuto a toglierli, e chi passa passa butta la spazzatura e il comune sta lì a guardare. Alessio Bonpasso per la Cinews 24.